Buondì, buondì signori. Allora, oggi esterno, come vedi, parcheggio. Allora, l'argomento di oggi, prima che torno a casa mi metto a lavorare sul videocorso. Lo voglio mettere al più presto online. L'argomento di oggi sono le competenze. A chi si sta chiedendo, ma dobbiamo diventare, per acquistare una casa, preliminarmente dei tecnici, dei geometri, degli ingegneri? No, la risposta è no. Dovete investire del tempo e poco denaro, ad esempio acquistando un libro, per rendervi completamente autonomi nel fare alcune verifiche, alcune operazioni di controllo. Saper fare la domanda giusta, saper leggere un documento, secondo me è fondamentale nella fase in cui siete d'acquisto per una casa, che possa essere un investimento immobiliare o la casa che volete acquistare per voi. È fondamentale saperlo fare. Uno, per risparmiare un po' di soldi. Risparmiare soldi significa evitarsi qualche consulenza tecnica del tecnico di fiducia, che comunque dovrà essere pagato a una parcella, e ve lo dice uno che dal 98, quindi 20 anni precisi, ne ha fatte di consulenze del genere. Quindi so benissimo che dopo 20 anni, so benissimo che alcune verifiche, alcune attività, anche senza essere dei tecnici, si possono fare tranquillamente da soli. Basta sapere quali sono e come si fanno. Basta sapere come si legge un documento, cosa andare a vedere su un documento, riconoscere le problematiche semplici, e con un po' di formazione, con un po' di investimento, le si riesce tranquillamente a capire e a fare. Risparmiare tempo significa non dover andare con il problema da un tecnico di fiducia, spiegare il problema, aspettare la risposta del tecnico, l'impressione del tecnico, non sapere se la risposta che ti dà è quella giusta, se l'impressione che ha è conforme alla realtà, non lo sappiamo, perché non sappiamo rispondere, dobbiamo prendere per buono quello che ci dice, e poi andare a fare le proprie valutazioni, come possono essere i giudizi, i voti o la risposta all'agente immobiliare, in base a quello che ci è stato detto. Quindi, se uno ha l'obiettivo di visitare 3 o 4 case al giorno, perché problemi di tempo, di lavoro, vuole concentrare una giornata, tipo il sabato, mi capita spesso di rispondere a persone che il sabato lo dedicano alla verifica delle documentazioni, alle visite. Comunque, se uno vuole concentrare tutto lo sforzo di ricerca e di valutazione al sabato, si può ritrovare nel momento in cui ha un dubbio, deve aspettare lunedì, martedì per parlare con il tecnico. Se invece, investendo un po' di tempo nella formazione, un po' di denaro, lo stesso giorno in cui fa le valutazioni ha la risposta. Non significa diventare geometri, significa diventare pratici, avere dimestichezza con queste informazioni, saperle trattare, saperle leggere. Risparmiare denaro è anche, oltre a non dover spendere quei 100 euro di parcella per un professionista per farsi dare una risposta, una valutazione, è risparmiare denaro anche in fase d'acquisto. Se ci accorgiamo che ci sono delle killer, come le chiamo io, per poter fare e motivare una proposta più bassa rispetto alla richiesta, è un metodo che si può utilizzare per andare a risparmiare dei soldi. I soldi sul prezzo d'acquisto, magari ci facciamo carico della risoluzione di alcune problematiche che so già che si possono risolvere, che so già che le ho fatte pesare 10 alla venditrice, al venditore, ma io le risolvo con 2, ho risparmiato dei soldi. E qualcuno mi dice, e tu che c'entri, scusami, allora perché tu lavori, hai fatto sempre il lavoro del consulente, hai sempre venduto consulenza ripetuta e adesso vuoi che noi diventiamo autonomi e non ci vendi te stesso? Io non voglio vendermi per fare le consulenze ripetute, ma voglio venderti una o due volte. Non mi basta, non mi interessa venderti ripetute consulenze e far sì che tu dipenda da quello che dico io. Mi interessa aiutarti ad essere autonomo. Una o due volte ti istruisco dove mettere l'occhio, come trattare alcune informazioni, dove reperirle alcune informazioni, e con una o due volte vederti essere autonomo e magari aspettare una tua email o un tuo messaggio che hai acquistato e risparmiato un sacco di soldi. È vero, io vendo me stesso, ma vendo una, due volte, tre volte un pacchetto di consulenza, ma il percorso che porta te fino all'acquisto di una casa magari può durare mesi, la media è 6 mesi, la media di chi applica il metodo Compro Casa è 3. Ci sono persone che acquistano casa in 20 giorni, persone che acquistano casa in 4-5 mesi perché fanno un sacco di controlli, ne vedono tante, hanno una mappatura più cornosa. Quindi non mi interessa star lì a renderti autonomo, ma stando sempre vicino a te e fare le cose io con te o per te.
No, il mio interesse è farti fare le cose in completa autonomia, fartele vedere una o due volte e poi basta. Anche leggere un libro. Il libro, per esempio, rende completamente autonomi. Cioè, investendo 20 euro, 10 euro in ebook, ti rende completamente, come dire, tranquillo, ti fa stare tranquillo nel fare le valutazioni. Nel momento in cui decidi di metterti seduto a fare le tue valutazioni, stai tranquillo e quando ti alzi le hai fatte. Non devi rimandare a lunedì, martedì o mercoledì. Dai subito la risposta al tuo agente immobiliare di riferimento. Che dirti? Se non vuoi investire denaro su di te, bene, investi del tempo. Il tempo che significa? Controllati il blog luigilardi.it, se c'è qualche argomento che ti interessa, che fa il caso tuo, te lo analizzi, te lo studi, mi puoi scrivere un messaggio sulla mail luigi@luigilardi.it e quando, vedrai che quando ho tempo rispondo a tutti. Il canale YouTube è fatto apposta perché iscrivendoti e cliccando sulla campanella ti arriva una notifica. La notifica serve a vedere che io ho pubblicato un video e vedere se l'argomento del video è a te utile. Se non ti è utile, wow, cambia canale. Ti saluto, vado a lavorare sul videocorso e sempre per renderti autonomi ti venderò un videocorso pieno di esempi e di modelli, esercizi pratici. Mi costa un sacco di tempo anche a me, ma vedrai che ti sarà molto utile. Ti saluto, vado a lavorare e ci vediamo dall'altra parte. Ciao, compro casa.